serve a riaprire la puntata. Bene, Giacomo, dimmi un po' qualcosina sulla trama, che dopo io voglio dirvi un aspetto molto interessante per quanto riguarda la comunicazione. Allora, molto rapidamente, perché ovviamente poi abbiamo detto che la trama si differenzia poi in base alla stagione. Comunque, in generale, è basata su una potente lotta tra una speciale unità della polizia e invece una banda che controlla quindi il traffico di stupefacenti. Allora, il fatto, cioè la particolarità e se vogliamo anche l'innovazione di questa serie è incentrata sul dettagliato realismo dei personaggi, cioè sia facenti parte appunto delle forze speciali di polizia, sia membri delle gang. Sono gang del bosco. Non proprio, un po' Ah, più gang questa, nemmeno bosco. molto meno bosco, sì. E quindi vabbè, che narrano quindi tutta l'indagine di polizia dall'inizio fino alla conclusione. Due piedi piatti, va bene. Allora, questa qua è la trama, certo, in generale, è molto facile da dire. Ebbene. Allora, parlerò un attimo di questa cosa, appunto, della comunicazione, perché già prima ho parlato della struttura degli episodi, che era molto strana. Allora, diciamo che tutti gli episodi di The Wire iniziano con un qualcosa, in italiano come si può dire, stuzzicante, teaser, no, Intrigante. teaser, in inglese, scusate, ragione, con un codice estetico narrativo solito, fisso, e molto spesso ne viene introdotto uno appositamente a tema e ne viene presentato il problema che poi si ripresenterà più tardi. Poi, più che altro il pubblico trasforma, ovviamente, vede trasformare questa atmosfera che diciamo è un po' sporca, in romano noi lo diciamo macello Ah, della proprio così serie, esatto, un diciamo. macello della serie, sì, preparando praticamente quello che poi sarà per tutto il resto degli episodi. Insomma, questo teaser è molto particolare perché la frase, vabbè, no, è molto particolare perché poi la gente va a intrigarsi sia dal punto di vista con il livello politico, di elezioni, poi i poliziotti in carriera. È veramente raccoglie un po' di tutto, tutte quelle piccole serie che ora stiamo seguendo sono in realtà una piccola parte di quella che tu mi raccontavi che era il programma, era essere la trama in generale. E certo. Va bene, allora dopo torniamo con raccontare qualche personaggio e io continuo con la nostra musica, che quest'oggi ci fanno i complimenti di essere molto bella, vi ringraziamo. A noi piace scegliere la qualità, ecco, la qualità mi sembra il termine adatto. Yo, y'all niggas play a lot of games, trying to cut clubs, but y'all niggas know y'all got clubs. Y'all be nigga-ass niggas. My trunks is tight. I got ace. I got king. Deuces running wild. This is the life. This is the life, the hood, the streets, nigga, let's go. This is the life, the hood, the streets, nigga, let's go. This is the life. Homie, the block is a beast. Homie, too hot to get peace.
and be more than the city to be. More than that OJ is broken. 50, let's go. This is the life. Stands for suffering, only true chance suffer enough to get motivated enough to rise to the occasion. Persevering, the block is blazing. Against the ropes, under blue light, two strike fighting your whole life. Figuring how to do right, many consider me the underdog and outcast. Back when I was without a job, without cash. Now I laugh in the face of a system that marked me for death for a life in prison. But fuck that, go ahead, shorty, shake your work. My flow for the block party is party perfect. Most things we die for hardly worth it. So I rep for the real with a godly purpose. Chose to stand here with many chunks of the tree for what? The life, the hood, the streets. This is the life. Allora, siamo tornati. Io vi avevo promesso che vi parlavo dei personaggi, invece no. Nel senso che, allora, vi vado a parlare del, di un... ringrazio prima di tutto la Bibbia dei Telefilm.com, perché è un sito dove prendere molti spunti, niente male. Hanno fatto un articolo molto bello, vi consiglio di andarvelo a leggere, in cui praticamente gli danno un voto complessivo di 9,6 su 10, che è tantissimo, ma effettivamente non sono gli unici. Perché chi altro ce le mette nella top? Ce li mette Movie Player. Bene, allora, tre motivi per vederlo. Uno, è un capolavoro assoluto. Beh, diciamo forse sono un po' di parte, che dici Giacomo? Beh no dai, la serie è veramente molto bella. Lo dicono, quindi... un altro dei motivi per vederlo è il fatto che sia reale, attuale, l'abbiamo detto anche noi fino adesso. Quindi lo confermiamo. Sì, riprende quello che dicevamo appunto sull'ambientazione, sulla trama, quindi è ovvio. E poi ci sono personaggi indimenticabili come Omar. Madonna. State sì, grandi, sì. Ma dopo vi diremo un attimo, parleremo meglio di Omar nella maniera un po' più... un po' più dettagliata, perché alla fine Omar Little è uno di quei personaggi molto particolari a Baltimore Ovest, perché è il nero con capelli e treccine. Sì. In Roma come lo chiamiamo? Uno che è un po' free free. Ah, sì, vabbè, un non po'... Non è nemmeno free free, come si dice? Sono commissario. Esatto. Faccio. Diciamo che non appartiene lui a nessuna gang, a differenza degli altri, è più o meno un cane sciolto, quindi uno che riesce a sopravvivere senza servire nessuno tranne se stesso. È un figo. Sì. È il figo della serie, nonostante sia free free, perché molte volte il free free non me lo fanno figo. Vabbè, questo qua sono giudizi personali. Lo sì, perché te conoscessi. Lui sa come funziona la città, sa sopravvivere. Vabbè, poi non vi diciamo altro. A quel punto lui scappa a New York. Ecco, ho detto il film. Non si fa così. Invece ci sono anche dei motivi per non vederlo, ci danno su la Bibbia dei Telefilm.com, che sono perché le puntate sono un po' lunghe, ma scusate, ma a voi sembra un buon motivo? Abbiamo delle film spettacolari con puntate che durano 50 minuti, perché ogni puntata a sé stante è un film. Cioè questa è la cosa più bella. Costano molto di più, sono molto più lunghe, noi ci lamentiamo pure. E allora andatevi a vedere i Simpson. Ma veramente? Da 30 minuti l'una, 20 minuti, ma io non so. Perché o ti appassioni o lo detesti, questo è un motivo valido, l'ho provato con altre serie, tu? Sì, direi. Vabbè, altre serie che ci hanno preso. Questo c'è un punto in cui io sono d'accordissimo. Che è perché in Italia non lo conosce quasi nessuno. Ed è vero. Questo è un problema che ho riscontrato. Io andavo in giro a dire oggi faccio la puntata su The Wire. Però The Wire, ma che ha mai visto? Ma com'è bellissima? È la base per l'altezza diviso 2. Io non capisco. È un dispiacere delle volte. Bene, la trama ve l'abbiamo raccontata, perché qua leggo sul blog che lo riracconta come l'ennesimo telefilm che parla dello scontro tra polizia e le gang di strada. Secondo me è molto più bello, perché abbiamo detto che hanno credibilità i personaggi e il buonismo
Il buonismo viene del tutto eliminato, come anche in House of Cards, notiamo questa cosa, non c'è un personaggio buono o simpatico. Tant'è che molti hanno provato a imitare questa serie senza mai riuscire a imitarla, The Wire. E un'analisi generale che ci propongono sempre dalla Bibbia dei Telefilm.com è che se hai un'idea geniale che nessuno ha avuto prima, sei a metà dell'opera. Oggi non è più così, oggi non conta più l'idea, ma conta il modo in cui se la realizza. Ma non lo so, a me spaventano ogni tanto quando scrivono certe cose, perché si può dire della sceneggiatura, che le sceneggiature, è vero, sei importante come la racconti. Quella è la cosa più importante. Sicuramente, come arrivi al pubblico. Perché alla fine può essere realizzato in tante maniere, però alla fine la sceneggiatura è quella che conta. Allora, un serio, un poliziesco drammatico. Va bene. Abbiamo qualche citazione da voler fare? Ah sì, questa qua. Un uomo deve. Allora, un uomo deve avere un codice. Questa è una citazione dal telefilm. Vai col prossimo stacco musicale. Santiago, ci ritorniamo tra Linda Linda. Don't matter who did what to who at this point. Fact is we went to war and now there ain't no going back. I mean shit. It's what war is, you know? Once you in it, you in it. If it's a lie, then we fight on that lie. But we gotta fight. Fuck is going on, Baltimore's in the building. More or less, Tyree Coleone's in the building. Niggas better act like a dog's in the building. Bitches start acting like gods in the building. You don't really wanna get it popping in the building. Dead bodies dropping in the lobby of the building. Where you ever living in a project building? Two bedrooms, 10 children in the building. Mom's all high, being rude. Lights blue, no food in the building. Craft games, everybody lose in the building. Cause old mom, smooth getting tools in the building. I was trying to eat, getting cheese in the building. But these kept jumping like fleas in the building. We ain't never let all the towners in our building. They tore them all down, but remember our building. White man ain't wanted to have him anyway.